Sono Gloria Andretta, titolare della società agricola Andretta insieme a mio padre, una società agricola con allevamento di bestiame sita a Marcon, un paese nella provincia di Venezia. La nostra famiglia è originaria di Tombolo. Tombolo è un paese conosciuto per la mediazione del bestiame. Mio nonno si è spostato in queste zone perché dalle parti nostre non c'erano delle distese terriere sufficienti per poter fare una coltivazione intensiva e successivamente mio padre ha costruito degli allevamenti di bestiame. Circa negli anni 2000 noi avevamo, oltre all'allevamento di bestiame e l'attività cerealicola, un impianto di compostaggio dove ritiravamo il verde pubblico del comune di Marcon. Da lì mio padre vedeva questo fumo uscire dall'impianto che era CH4 metano e ha iniziato a ricordare quello che aveva studiato ancora alla scuola e ha deciso di iniziare questa nuova avventura costruendo questo impianto di biogas per la produzione di energia elettrica ed energia termica. Questo impianto è nato quindi nel 2005 con una produzione di 346 kWh per raggiungere poi il megawatt nell'anno 2012. Da questo impianto di biogas noi appunto produciamo 1000 kWh di energia elettrica e 1300 kW di energia termica, che possiamo paragonare a un uso di 1200 case per l'energia elettrica e 400 circa case per energia termica. Successivamente il problema che potevamo avere qui era legato al digestato, ovvero la materia di risulta una volta finita la fermentazione e la produzione di energia che noi utilizziamo per concimare i nostri campi. Questo digestato è formato per circa il 90% di acqua e avevamo dei costi molto alti per poterlo portare nell'altra azienda che abbiamo a circa 50 km di distanza da questo impianto. Quindi abbiamo costruito, sfruttando l'acqua calda che sennò sarebbe stata dissipata in atmosfera, un impianto di essiccazione. Il quale va a far evaporare l'acqua, va a catturare l'ammoniaca, la quale viene mescolata con dell'acido solforico per ottenere del solfato d'ammonio, che è quindi un altro concime per i nostri campi. Un impianto di biogas ha molti benefici per l'ambiente perché, oltre a produrre dell'energia elettrica e dell'energia termica da fonti rinnovabili, è migliorativo per la nostra azienda perché ci permette di non dover più andare ad acquistare dei fertilizzanti chimici perché possiamo riutilizzare il digestato che è la risulta della fermentazione delle materie prime che alimentano l'impianto. Materie prime che sono date dal letame e liquame della nostra azienda, gli scarti dell'agroindustria. Quindi potrebbe essere il siero del latte, il sangue dei macelli o lo scarto della pasta e materie prime che noi andiamo a recuperare dalla coltivazione dei nostri terreni. Successivamente abbiamo un beneficio anche per quanto riguarda la desertificazione dei terreni, perché gli impianti di biogas permettono di avere la doppia cultura, quindi i campi vengono coltivati diciamo 360 giorni all'anno e non c'è l'erosione dei terreni. Abbiamo deciso nel 2020 di costruire un impianto di biometano. Questo impianto altro non è che un impianto di biogas che alla fase finale non trasforma il metano che si produce in energia elettrica, ma attraverso un upgrading di liquefazione lo fa trasformare dallo stato gassoso allo stato liquido con il recupero della CO2, perché nella fase di crioenergia andiamo a catturare quella che è la CO2 in uscita e invece di metterla nell'atmosfera andiamo poi a darla a quello che è il comparto alimentare. Come imprenditrice agricola, ma soprattutto come mamma, penso che solo dimostrando e accogliendo qui i ragazzini, piuttosto che le scolaresche, a vedere quello che noi facciamo, possiamo insegnare a loro che siamo noi i primi a dover avere cura di quello che è il mondo che ci appartiene. Ecco perché, molto spesso vengono qui appunto delle scolaresche alle quali insegniamo e cerchiamo di far toccare con mano quello che è questa economia circolare, quello che è l'idea di poter migliorare l'ambiente se
tutti lavoriamo in un determinato modo. Abbiamo deciso di costruire questo impianto di biometano con BTS perché già il primo impianto di biogas era stato costruito nel 2006 sempre con loro. Questo perché? Perché sicuramente ci siamo trovati bene, non abbiamo mai avuto problemi in quello che era soprattutto il loro know-how, i materiali che loro utilizzano per la costruzione di questo impianto e soprattutto l'assistenza che abbiamo avuto post costruzione dell'impianto.